Ci troviamo con il professor Alessio Alessandrini, componente del CDA di LTA Livenza Tagliamento Acque, per parlare di bilancio di sostenibilità 2018. All'interno di questo bilancio c'è proprio un capitolo che riguarda l'educazione ambientale e io credo soprattutto il rapporto, perché quando si parla di educazione si parla di scuole. Qual è il rapporto tra, chiamiamolo così, questo consorzio di comuni tra il Veneto e il Friuli per la gestione dell'acqua e le scuole? Ma tu sai che io sono stato presidente di Acque del Basso Livenza per 10-11 anni, quindi abbiamo già cominciato quella volta, quando l'acquedotto era ancora molto più piccolo, diciamo, come consorzio, come società di comuni, di avviare questo processo, nel senso che noi abbiamo sempre considerato che l'acquedotto non è un semplice erogatore di bollette da pagare, di acqua, di depurazione, eccetera, ma deve essere anche un'agenzia di educazione del pubblico. E naturalmente il pubblico più disponibile a ricevere queste informazioni, che diventano anche formazione, sono i bambini delle scuole, in particolare proprio i bambini delle elementari. Già da allora abbiamo avviato questi programmi di presenza nella scuola, anche simpatica, con dei gadget. Per esempio abbiamo regalato a tutti quanti delle borracce monouso di acqua potabile da sostituire alle bottiglie di plastica, che è una cosa che non si deve più fare, quindi per molti aspetti siamo un po', tra virgolette, all'avanguardia di queste cose. Poi ovviamente l'importante è far conoscere, e qui non solo ai bambini ma anche a tutto il pubblico, le problematiche in cui versa il sistema idrico nostro ma anche quello nazionale. Fa il conto che quando io sono andato via 10 anni fa dalla presidenza di Acque del Basso Livenza, l'impatto con le perdite d'acqua lungo le condutture era di circa il 25%. Adesso, quando sono ritornato in consiglio di amministrazione, ho ritrovato che erano di molto aumentate. Non vorrei dire che arrivano al 40%, ma siamo lì, che significa che gli impianti si deteriorano, sono necessari ampi investimenti, sia per ampliare il processo di depurazione, ma anche per rinnovare proprio le condutture, che sono vecchie, le nostre ormai molte hanno 70 anni, insomma. E quindi anche questi famigerati aumenti della bolletta dell'acqua, che ci sono e che sono innegabili, sono però assolutamente necessari per un servizio che è essenziale. E quindi educazione significa anche far capire agli utenti l'assoluta necessità di questo tipo di interventi.